Due giorni fa il vice sindaco Giuseppe Mattia si è recato a Palermo per presentare progetti che riguardano i 10 cantieri di servizio, cantieri che consentiranno di utilizzare molti disoccupati. Giuseppe, una boccata di ossigeno per la lotta contro la disoccupazione? Certo, è un'occasione importante per la città per poter fruire di numerose decine di posti di lavoro, solo per 3 mesi ovviamente, dove diverse famiglie disagiate potranno avere diciamo una boccata d'ossigeno per affrontare la vita quotidiana in un periodo veramente di grande carestia e di grande difficoltà. Ma anche il Comune potrà avere un corpo numeroso di forza lavoro che potrà utilizzare per i propri servizi. Tant'è vero che sono stati presentati numero 10 progetti di cantieri di servizio che ci auguriamo di farne finanziare, che ce ne finanziano diversi, ma sarà sicuramente così, e noi possiamo avere come comune una grossa collaborazione da queste famiglie, da queste persone. Quali sono questi 10 progetti? Cosa riguardano? Allora, andando avanti settore per settore, i lavori pubblici hanno presentato 3 progetti. Uno riguarda pulizia caditoio, un progetto secondo me di grande importanza, considerato che nella città le tante caditoie che spesso sono non operative perché sono intasate da terriccio e da quant'altro, spesso sono intasate, quindi l'acqua piovana, quando ci sono le grandi piogge, va ad allagare il piano terra. Utilizzando questa manodopera andremo non solo a dare lavoro a queste famiglie bisognose, ma in più diamo un grande servizio alla città. In più l'ufficio tecnico ha presentato un altro progetto sul verde pubblico, quindi cura del verde pubblico della città per dare un degno decoro alla nostra cittadina. Un ultimo progetto che riguarda i lavori pubblici riguarderà la manutenzione stradale, che è quella all'ordine del giorno, ha sempre necessità di un certo aiuto. Poi andiamo alla Polizia Municipale, al settore della Polizia Municipale, dove sono stati presentati 2 progetti. Uno riguarda la cura della segnaletica stradale, che è importante, orizzontale e verticale, quindi andremo a migliorare e utilizzare questa forza lavoro per la cura della città, la veicolazione, quindi la disciplina del traffico in città, la custodia della Villa Romana. Rimozione carcasse abbandonate, spesso c'è la cattiva abitudine nella nostra città di abbandonare le macchine, quindi senza assicurazione, che man mano poi si degradano e quindi diventano un motivo anche di inquinamento grave. Quindi gli operatori ci aiuteranno, diciamo, anche a risolvere questo problema. Un altro progetto invece riguarda la vigilanza presso le scuole, nelle vicinanze delle scuole ci sarà del personale che curerà, diciamo, l'uscita e l'entrata degli alunni e quindi per la sicurezza degli stessi. E poi ce n'è uno molto importante che riguarda il turismo, se non sbaglio. Il settore turismo, beni culturali, pubblica istruzione ha presentato 3 progetti. Uno riguarda la cura e la vigilanza dei beni culturali e delle chiese. Spesso ci lamentiamo che nei giorni festivi le chiese, i monumenti non sono fruibili per i turisti. Non sono fruibili. Con questo personale potremmo avere, possiamo rendere possibile la fruizione anche nei giorni festivi con la loro cura, la vigilanza, la custodia di chiese e anche i nostri beni architettonici. Un altro progetto, sempre di questo settore, curerà le strutture sportive. Le strutture sportive anche fuori dell'orario normale di servizio, dove questo personale vigilerà, curerà con la propria presenza e renderà anche fruibile, oltre una certa ora, le strutture sportive che spesso sono utilizzate dalle associazioni, dalle società sportive anche in orari diversi dal normale. Infine, mi pare gli ultimi 2 progetti, e siamo arrivati a 10, sì, li ha presentati la solidarietà sociale, quindi come collaborazione all'assistenza agli anziani 1,
mentre l'altro, che è importante per la normale attività del comune, quindi dell'ente comune, verrà utilizzato del personale per la pulizia, e questo personale è sempre importante perché c'è sempre carenza proprio nella normale attività dell'ente. Notizia degli ultimi giorni, pure la partecipazione a un bando per quanto riguarda la messa in sicurezza della scuola elementare San Giorgio, bando che ci stava anche sfuggendo. Sì, un bando stranissimo, di soli 9 giorni in gazzetta. Il 6 settembre è uscita una gazzetta dove c'era un bando corposo sull'edilizia scolastica, ma all'interno era quasi nascosto, quasi invisibile, un sottobando di soli 9 giorni che può dare la possibilità all'ente comune di far finanziare e mettere in sicurezza degli edifici scolastici. Siamo stati, ritengo, molto bravi, l'ufficio tecnico in prima linea, che in pochissimi giorni, facendo anche le notti, ha preparato un progetto adeguato, quindi in maniera di poter fruire di questo finanziamento. Riguarda in particolare la scuola Leonardo Sciascia, quindi scuola San Giorgio, in parole povere, la messa in sicurezza di questa scuola. Tra l'altro credo che sia la scuola messa peggio, anche se ci sono tante difficoltà all'interno della nostra città, e se dovessimo intercettare questo finanziamento, come credo che sia possibile, anche perché il fatto che questo bando non fosse così visibile ha creato il fatto che pochi comuni hanno partecipato. Può essere che per noi è diventato un punto di forza, visto che abbiamo partecipato a questo bando. Quali sono gli interventi che si potranno fare? Interventi importanti nella messa in sicurezza, quindi i tetti infissi, doppi infissi, il cappotto esterno che è ormai degradato, quindi metterebbe la scuola di essere operativa ed efficiente degnamente, e offrirla alla città.